Snalv Konfsal chiede risposte al governo Musumeci. Reputa inaccettabile che siano messi alla porta 2.000 forestali, lavoratori ancora costretti al turnover, ai periodi di altalenante disoccupazione, alla mancata stabilizzazione, mentre i boschi in Sicilia continuano a bruciare. La situazione attuale dei forestali la definiamo drammatica e su certi versi una barzelletta. Perché questo? Perché la Regione Sicilia ha richiesto l'aiuto a delle associazioni di volontariato nazionale, ha fatto delle convenzioni con le associazioni di volontariato per far vigilare all'interno dei boschi per prevenire gli incendi. Lo Snalv Konfsal chiede al governo regionale come mai sia possibile una situazione di questo genere dove si chiede l'intervento esterno ma nello stesso tempo si manda a casa quasi 2.000 lavoratori forestali della provincia di Enna e Caltanissetta, senza considerare che nel mese di agosto altri lavoratori nel resto della regione Sicilia usciranno fuori per mancanza di fondi, di risorse economiche. Lo Snalv Konfsal chiede con forza sia all'assessore Cordaro che all'assessore Scilla, ma nello stesso tempo al presidente Musumeci, spiegazioni. E per questo abbiamo fatto una richiesta di incontro urgente per capire come mai queste decisioni nei confronti dei lavoratori in questo momento così drammatico. Non riusciamo a capire come mai la riforma dei lavoratori forestali non venga discussa in maniera seria. Su questo lo Snalv Konfsal lancia un appello a tutti i colleghi sindacalisti, CGIL, CISL, UIL, gli autonomi, affinché ci riuniamo in un tavolo per determinare finalmente una scelta dignitosa per dare uno, garanzia occupazionale e dignità ai lavoratori, ma trovare una strategia e mettere tutti assieme il governo regionale di fronte a una scelta unitaria per fare una riforma che vada a tutelare i lavoratori forestali, ma nello stesso tempo che tuteli il territorio siciliano.